Sono veramente molto felice di essere qui e di avere l'onore di aprire questa serata, perché una carissima amica, una persona preziosa di tanto valore, ha finalmente deciso di dare alla luce le sue poesie che finora hanno trafficato così su Facebook e tutti le abbiamo amate, ma averle, vedercele sulla carta, potercene appropriare ognuno, ciascuno personalmente, è un'altra cosa. Con lei a presentarla abbiamo Carlo Molinaro, venuto da Torino, che sarà con noi insieme a Clara Vaitò anche nei prossimi giorni con diversi altri appuntamenti. Carlo è un noto poeta, un importante... è un importante poeta che tanto la storia glielo riconoscerà, avremo modo di conoscerlo meglio dopo morto, naturalmente. Un poeta si fa così, dopo morti possibilmente qualche secolo, ormai sono già abbastanza avanti, si andrà avanti col lavoro. Avremo modo di conoscere meglio sia Carlo Molinaro che Clara Vaitò appunto nei prossimi appuntamenti. Qui con noi c'è anche il musicista Andrea Andrillo, che non deve suonare, ma dalla prima pacca sulla spalla la nostra autrice. Ma proprio breve. Mi diceva Alessandra, ma fai una cosa non tecnica, anche perché io non ho né i titoli né le capacità per farlo. Di una cosa da amico, perché lei sa che io con la sua poesia ormai sono anni che ci bazzico, che me la porto in giro, che mi accompagna, perché dico tutte le cose personali, basta che non dici di quella volta, no, che non lo diciamo. No, perché per me sono sempre state delle poesie che rivelano un'onda, io la sento come una spinta fisica in certi momenti. In queste parole che sono totalmente quotidiane, sono parole di uso quotidiano, ma poi rese con una capacità quasi sciamanica di sintesi, di collegamento fra di loro. E alla fine la semplice parola quotidiana diventa fondamentalmente quasi una formula magica, che è quello che alla fine fa l'arte, no? L'arte prende un oggetto qualunque, lo trasfigura e lo fa diventare ombra di qualcos'altro di più universale. Ecco, io questa cosa l'ho sempre percepita nella poesia di Alessandra, sono immensamente felice di stare qui a tenere in mano questo libricino, tutto me lo coccolo, c'è già tutte le meline scritte, io faccio le meline, sono un po' di quegli scemini che quando leggono i libri fanno queste cose. E vorrei solo leggere, posso leggerla una? Sì. Dai. Quella che alla fine è un po' rende anche più l'idea dell'enorme modestia, ma allo stesso tempo dell'enorme talento di questa poeta. Wesley, diciamo, poetessa, ci prende a pugni, vero? Confessa. Io le dico tutte. Magari no. Fatto male, farà più una. Qualche rimbro. Sta all'inizio del libro, questo. Poi ce ne sono tantissime, se avete modo di poter acquistarlo, ve lo godrete. Secondo me è uno dei più bei libri di poesia degli ultimi 20 anni, ma la mia semplice sciocchezzuola, però è reale. Sono cose semplici quelle di cui parlo, sono quelle che so, pochissime in realtà. Bisogno e gratitudine, stupore e lontananza, amore ed ogni suo contrario. Benvenuti. Bene, sì. Può stare seduto, sì. Ecco, io diceva prima poeta, sì, scrivo poesie e lo dico soprattutto per dire che non sono un critico letterario invece, assolutamente, no? Quindi sono contento di dire due parole su questo libro, più che altro perché ci ho trovato delle consonanze personali, quindi si parte sempre da qualcosa di personale, tranne forse i critici letterari, non lo so. E la mia consonanza con questo libro comunque parte dalla poesia che già ha letto lui, da quello che ha detto lui prevalentemente, quindi tre cose principalmente. Una è quest'uso di un lessico quotidiano, che infatti la poesia, quantomeno la poesia contemporanea di maggior valore, fa un uso di un lessico apparentemente quotidiano, che non significa assolutamente trascurato, magari è un lessico curatissimo,
ma fatto delle stesse parole che si usano nella quotidianità, più qualcun'altra che si può inserire qua e là, chiaramente, perché un vantaggio della poesia è che sostanzialmente nulla è vietato. Dal Novecento in qua la poesia comunque si è avvicinata molto al linguaggio quotidiano. Se pensiamo alla poesia dell'Ottocento, era lontanissima dal parlato, ma per allora era normale, no? Oggi uno a cui morisse un figlio e scrivesse l'albero da cui tendevi la pargoletta a mano, dice, ma quello è fuori, insomma. Però ogni cosa nel suo contesto. Quindi quest'uso di un linguaggio quotidiano, ma sicuramente non trascurato, e poi due cose che sono bene esplicate da due versi suoi, perché è di lì che bisogna partire, no? Non da altre cose. Uno che forse è quello che mi colpisce di più e dove, riferendosi presumibilmente al mestiere di poeta, Alessandro dice: il tuo mestiere di avvistatore di miracoli ti aspetta anche oggi. E questo si avvicina molto a una mia idea di poesia. La poesia non è che scopra mondi alieni, ma va a cercare mondi nel mondo, cioè i piccoli miracoli che succedono, piccoli o grandi miracoli, le cose che normalmente non si vedono e che lo sguardo della poesia ci può far vedere quando riesce, avvicinando ciò che il poeta sente a qualcosa di nostro. La poesia solitamente racconta qualcosa di intimo, tranne forse la poesia epica o la poesia storica, e comunque sono poesie oggi abbastanza poco praticabili, quando vengono praticate spesso sono un po' ridicole. E quindi cos'è il poeta che racconta se stesso, che racconta i fatti propri? Beh, no, cioè sì anche, però in una maniera che vada a toccare l'altro. E come? Beh, con il talento del poeta, quando succede, con la sensibilità che riesce a entrare in comunione con la sensibilità dell'altro. In fondo funziona un po' come la commozione. Quando è che il racconto di qualcosa ci commuove? Non necessariamente quando è qualcosa di terribile o drammatico in sé, perché altrimenti saremmo commossi continuamente dalle notizie che purtroppo ci arrivano dal mondo. Magari ne siamo intimoriti, ne partecipiamo a questa cosa, ma non ci colpiscono nel profondo, anche perché non lo leggeremo. Siamo più colpiti nel profondo quando magari in qualche cosa di semplice, di apparentemente qualsiasi, troviamo qualcosa di nostro. E questo fondamentalmente è il meccanismo della poesia lirica. Quindi il cercare queste piccole cose che diventano grandi perché ci appartengono, per scopriamo che ci appartengono. L'altro verso suo, che mi trova molto consonante, è: nessun fiore sa quanto durano brina e calore. Che sembra una verità alla facile, in realtà non lo è. Certe volte noi pensiamo che la natura abbia i suoi ritmi, e li ha di fatto, però non stanno negli individui, cioè il fiore non è che c'è il calendario e dice tu guarda è aprile, dobbiamo fiorire. Sente il calore, infatti a me è capitato di coltivare sul terrazzo in casa, cioè se lo metti al caldo fiorisce a gennaio, insomma lui non è che sappia. E non sa quanto durerà, non sa quando verrà l'autunno, lo sappiamo noi perché abbiamo imparato a misurare il tempo. Però il fiore non se ne fa un problema, e così come gli animali. E perché è significativo questo verso? Perché forse il nostro modo di... no, il nostro, il suo, e di chi si identifica in questo modo di sentire più o meno, è abbandonarci alla sensazione del momento, entrandoci dentro, e lasciandoci permeare da questa sensazione senza badare a cosa succede prima, a cosa succede dopo, ai programmi della vita, che certamente nella quotidianità sono necessari, non si può vivere una vita senza una qualche programmazione, anche se io forse un po' ci ho provato, ma infatti si vedono i risultati. Ma nella sensibilità, nella poesia, invece bisogna andare a cercare quella piccola cosa che è lì, in questo momento, prende luce forse dal passato, proietta luce nel futuro, ma è intrinsecamente, e tu la vedi in quanto la vedi e riesci a trasmetterla. Poi naturalmente in questa poesia c'è tutto un percorso che parte dalla propria vita personale, ci sono poesie che parlano in fondo del desiderio che ci portiamo avanti dall'infanzia di essere amati, scoprire come sia possibile essere amati, c'è una poesia che ne parla specificamente, poi magari la leggiamo. E alla sensazione del momento si associa invece la storia di qualche cosa,
un altro vantaggio della poesia è che non è un sistema filosofico, non è un trattato, e quindi può permettersi il meraviglioso lusso della contraddizione. E lì la sua verità, può dire una cosa e può dire un'altra che sono apparentemente in contraddizione, ma sono vere perché noi stessi siamo contraddittori. E quindi se cerchiamo di mettere tutto in un sistema, possiamo costruire un bel sistema filosofico, ma nel momento in cui funziona perfettamente si allontana dalla nostra realtà che è contraddittoria. La poesia non ha bisogno di allontanarsi, anzi ha lo scopo contrario, cioè avvicinarsi. Io trovo che la poesia di Alessandra persegua molto questo, ci si avvicini appunto a questi piccoli dettagli, a queste cose che succedono dentro di noi, non importa se hanno un senso, se funzionano in un sistema, se ci portano da qualche parte, se ci portano da nessuna parte, hanno valore in sé, vanno cercati ed sono appunto i miracoli, avvistare i quali è il mestiere del poeta, che dà anche poi una profonda libertà, quantomeno nella poesia, poi una libertà che possiamo anche cercare nella vita. Ci sono altri versi di Alessandra che dicono per esempio: non appartengo, mi do se voglio, se voglio no. Quindi qui si potrebbe agganciare anche al problema che questo sguardo sulla vita funziona nella poesia, poi la poesia può anche creare dei problemi. Non so, parlo più che altro per me, qui non sono consonante, dei problemi per così dire relazionali, perché insomma se io mi do se voglio e non mi do quando non voglio, magari l'altro a cui solitamente mi do quando non voglio non è del tutto felice. Ma questi, ecco, questa è un po' la discrepanza tra la vita quotidiana e la poesia, e di solito è per questo che alla fine l'arte un po' così soffre. Ora non voglio, per carità, non è vero che gli artisti sono degli infelici assolutamente, però certe cose un po' così pagano, nel senso che in effetti molti artisti sono stati considerati abbastanza pazzi, squilibrati e anche stronzi, diciamo, no? Perché dal punto di vista relazionale spesso lo sono, hanno fatto soffrire altre persone, perché un po' fissati su questa contemplazione, su questa libertà di visione, che è ottima per l'arte, fa scoprire delle cose, mentre nella quotidianità è un pochino più problematica. Quindi io adesso mi fermerei qui, queste sono le cose che hanno colpito me, perché sono più consonanti con me, ma questo libro contiene molti aspetti e sicuramente altri lettori potranno essere colpiti da altri aspetti e da altre sfumature. È un libro molto ricco, mi è piaciuto per questa sua ricchezza e per questo suo essere diretto, per avermi fatto vibrare appunto di consonanza, che è poi l'unica cosa importante in poesia, il contatto diretto al di là di ogni discorso critico. Mi è piaciuto e quindi anche per questo ho accettato di dire queste due parole, che assolutamente non sono il mio mestiere, quindi non è che so fare un discorso compiuto. La cosa migliore che penso si possa fare è leggere un poco di poesie, che penso ci farà l'autrice stessa, oltre a dirci anche lei qualcosa sul libro, no? Sì. Se la voce mi tiene. Vabbè, intanto grazie perché siete. E soprattutto non siete un mucchio, siete tante singole persone importanti per me. E questa cosa fa una grande differenza. Sono molto, molto colpita e molto, molto emozionata. Questo libro ha tardato a esistere per anni, qualcuno diceva devi farlo, io ho detto no, finché poi c'è stata una congiura di alcune persone amabili che hanno spinto e mi hanno tolto anche tutti gli alibi per non farlo. A loro va chiaramente il mio grazie più grande. Ma prima volevo dire un grazie a una delle persone che avrei voluto qui, che non c'è perché non c'è più. Il nome non importa, chi lo conosce lo sapeva, ed era una delle persone che più mi spingeva per pubblicare. Purtroppo non ho fatto in tempo, e questo è nella gioia un dispiacere. Vabbè. Passiamo ad altro, se non mi commuovo troppo non va bene. Possiamo citarlo? No. Non ci facciamo belli con i nomi degli altri. Cosa vi volevo dire? Sì, sono molto contenta.
Dice quello poesia, perché non ne so dire altre cose. Beh, ma è la cosa migliore da fare. Hai qualcosa da chiedere? Sono tutti figli, insomma. Ma io avevo scelto questa... Avessi potuto diventare matta in quel complicato frangente della malattia del nostro amore. Avessi potuto fare la matta mentre moriva, ma non del tutto. Avevo una bambina dentro che mi credeva saggia. Avevo per mano una bambina che mi voleva saggia, che già la vita aveva giocato con lei. Mi è toccato d'essere normale, quasi. Di fare come se quello strazio non fosse la madre dei passi. Ho accumulato errori perché avesse una ragione esserci perduti malamente. Ho chiesto in giro, si può amarmi? È possibile? Moriva l'amore, ma non del tutto. Se vado piano, se sono stanca, è per via della bara che trascino vuota. Vecchio, questa idea dell'amore che muore ma non del tutto in sé è abbastanza originale, di solito l'amore muore del tutto, ci sono queste parole roboanti, questo amore che muore ma non del tutto mi ha colpito perché indica in fondo una realtà, cambia, si trasforma, rimane. Beh, diciamo che forse questa è una delle quelle più smaccatamente autobiografiche. Beh, ma... per cui... no, vedi, l'autobiografia viene... Beh, perché per me è così, non concepisco di smettere di voler bene a qualcuno a cui ho voluto bene, anche se si perde, anche se non fa parte proprio del mio modo di sentire le cose. Se ho amato, l'indifferenza è pressoché impossibile. Sì. Poi ci sono altre cose che entrano in gioco. Sono abituata a parlare di cose. Forse lo dissentono in fondo, mi alzo, sì, forse lo dissentono in fondo. Alessandra, ti giri anche un po', se no svengono solo i capelli. Sì, vabbè, cerchiamo di rilassarci un attimo. Io vi leggerei la poesia che apre il libro. Sì. Perché è una poesia in rima, veramente. Una poesia in rima ci vuole ogni tanto, per uscire un po' da tutto questo pathos. Va bene, mi alzo e ci provo. Ecco la mia, tutta la mia cubita. Vabbè. Tutta bellezza in più. Intemperanza dello sguardo. Fermarsi sul più piccolo dettaglio. Natura fece tutto con rigore. Ci deve quindi essere uno sbaglio se nella quercia altissima e nel cardo io non so vedere che l'abbaglio di un calcolo perfetto di stupore. Possono fare domande? Certo che si possono fare domande. Quando c'è concesso? Non imbarazzante, no. Possibilmente. Non quanti anni ho, anche se nel libro c'è scritto. C'è scritto. Nel 62. C'è scritto. È l'unica missione che ho fatto. L'età, tutto il resto. Non c'era se c'era per lui. Eh? Non è colpa mia, tra l'altro. Questo magari sì. Per dirci delle sezioni, le sezioni in cui è diviso il libro, che sono sfumature del colore rosso, i titoli delle sezioni. Sì, allora, quando finalmente ho deciso di fare il libro, ho detto, però voglio la copertina rossa. E questo è la condizione caso, che è sì, posto. Nel caso voi pensaste, così per sbaglio, che sono una persona seria, questo vi dà la misura del fatto che... E volevo la copertina rossa come volevo il triciclo rosso da 3 anni, esattamente con lo stesso entusiasmo, con lo stesso desiderio. Avere la copertina rossa per me, io sono a posto così, se anche non l'ho comprata, bastava la copertina rossa. Poi le sfumature dei colori sono venute perché le sezioni senza titolo si rischiava che non si capisse che erano delle sezioni.
E allora questo mio amore per il rosso ho detto ma sì, mettiamoci dentro anche questo. Poi una volta che l'ho visto con questi rossi così diversi, mi sembrava che aggiungevano qualcosa. Perché era un bel modo di depistarvi, cioè, so, che cosa c'è dalla sangria? Uno sta lì a rovellarsi, ci stava bene. Sì, perché comunque, come tutti noi in carne, tendo a vestirmi di nero spesso, però il rosso per me è il colore della vita, il colore di tutto. Per cui era il modo migliore per... Anche perché non ci sono argomenti, non è che le sezioni indicano argomenti separati, e quindi indicano che le cose sono un po' uguali e un po' diverse, a seconda di com'è la luce, di come, da che lato li guardi, se li guardi dal basso o dall'alto, che le cose sono una cosa e anche un'altra, e così il rosso. Anche se si parla di immersioni, che insomma speriamo di non emergere dal rosso, che fa una certa impressione. Prendiamolo così che è meglio. Non divaghiamo. No, dico troppe stupidaggini. Vediamo un po'. Posso fare la richiesta, scusa, com'è la radio? Pagina 49. Ecco qua, la richiesta. Ah, questa sì. E se non volessi sembrare più giovane? Se ti sfidassi ad amare la vecchiezza che abbraccio come solida vocazione? Che ne puoi sapere di quanta bellezza ci nutre il tempo passato col mondo a far da fratello? Eppure ti tengo come una mano fredda in tasca. Aspetto, aspetto e ti scaldo. Penso che quando ho letto la prima volta questa che hai letto tu adesso, è un problema di follia mia, sì. Ma avevo letto Il mondo a far da far bello, però questo dice delle cose, no? Poteva funzionare anche così, sì, però era un po' peggio forse. Guarda, allora io dico che mi capita spesso di scrivere partendo da qualcosa che ho letto e spesso non è quello che ho letto di giusto, cioè mi cade l'occhio su una pagina e leggo una parola per un'altra, come in questo caso, e quello che scrivo parte dalla parola sbagliata, non da quella giusta, però è da lì viene comunque, no? le libere associazioni funzionano in questa maniera. Le parole sono certamente un grande amore e una vera maledizione, perché io credo alle parole, ahimè. Sì. Pagina 29, la lancila. Ho chiesto a cromatica anch'io dopo. Sì, va bene, di colori. Così è richiesto, benissimo. Così non ho responsabilità perché certo voi. Sì. Questa mi piace. Vabbè, mi devo alzare, ho capito. Sì. Voglio tenere stretta in mano l'idea bella e salutare che tutto lo splendore del nostro abbraccio resti mio. Se io l'ho fatto con la materia del darsi, è vero, anche nel caso tu fingessi l'amore. Se tu fingevi, fingevi con arte. Te ne sono comunque grata. Pagina 57. Vuoi anche la dedica, con tanto amore e simpatia. Ah, questa la... Ma ce l'ha sempre scritta nel muro quella? No, sulla credenza, tempi non sospetti, l'avevo scritta con la matita perché con la penna si cancella, l'avevo scritta sulla credenza della cucina, che è bianca con la matita nera, e se, praticamente non si legge quasi neanche più. Però c'è, e tu tanto lo tutto sporco perché ho impedito che si pulisse la schifezza. Splendo di buio, se non ho luce, di quel nero di corvo che avevo un tempo nei capelli. E ora solo, a volte, nel cuore. Lei della camicia. Il dire dei tuoi occhi. Nel ricordo eterno ogni cosa che non mi dà l'Igesegus.
certo. 39. No, grazie. Poi ci rigiochiamo. Se vincete, però siamo, facciamo. Allora, questa è una poesia, a me piace molto, la faccio vedere perché mi piace com'è, fatta. È nata un po' per caso, però poi se uno la legge capisce perché è fatta così. Mm-hmm. Perché nella forma della poesia c'è una cosa che c'è dentro, no? Quindi non è per sbaglio. Sei bello, ragazzo mio, splendente d'aria come il rosso rubino che rimbalza e corre via nei chicchi della melagrana, sfuggiti all'improvviso al piatto che la mano distratta ha inclinato. Il dire dei tuoi occhi sfugge al tempo, nel ricordo è eterna ogni cosa che non dura. Bello, mi piace. Io mi squaglio sempre. La ragazza un po' scompare perché si scioglierà tutto. Qualcuno vuol dire qualcosa? Vorrei fare una domanda. Sì, prego. Intanto complimenti perché ho letto qualche poesia e mi piace moltissimo, mi piace come scrivi, mi piace tutto insieme. Siamo parenti, solo per cielo. Però ho capito in queste poesie una struggente e dolce malinconia e volevo chiederti se l'ironia tipica dei fanti si svela la parentela ti ha aiutato in qualche modo a emergere. Io ti direi la follia tipica dei fanti. Il tratto di follia tipico dei fanti, sì, quel sì, ce l'abbiamo per fortuna. Se no saremo dei pallosi insopportabili più di quello che siamo. Sì, c'è cioè, più che altro a emergere, a darmi il permesso. Mi ha permesso di darmi il permesso di scrivere, di dire scrivo delle cose, di dire faccio un libro. Un permesso, dagli input del basso profilo a tutti i costi, del non darsi importanza, no, queste cose qua. Sicuramente il tratto di follia dice dovrei fare così, io faccio il contrario, guarda un po' come sono fatto, no? E come i capelli, mi hanno detto, dopo una certa età le donne dovrebbero avere i capelli corti, ecco qua, i capelli sono finalmente cresciuti, per cui insomma fa parte di essere bastianina nell'animo, insomma, che è la stessa cosa della. Che cosa voglio leggere? Non lo so. 38. Che di più? 38. L'amore, se era, resta. È al sogno che dico addio. Due traiettorie si incrociano, si affiancano, sognano un percorso. Poi diverse gravità faranno il loro corso. Forse ci si amerà ai lati opposti dell'universo, forse no. La mi piace. Bella. Bella. 37. Allora, questa è la poesia che se avesse un titolo si chiamerebbe Se bada, naturalmente, perché l'immagine è quella. Come miele che cola sulla pasta croccante, il tuo sorriso lento. Non so mai quale timore lo trattiene prima di sbocciare, ma si apre e scalda. Ti conosce il mondo prima del ritorno a casa, poi manchi. Nel 60 è carognoso. Tombola! Ho scelto bene. Questa è scritta per una persona che non so, che non possa avere la privacy. Condannata da sempre all'intelligenza e ai compiti ben fatti, rido godendo libertà della tua voglia di toccarmi, che ho costruito in poche ore senza l'arma della giovinezza. Ho una bellissima cicatrice da regalarti. Saprai leggerne la poesia? Sì, bravo. Pagina 35.
è partito il toto fusile. Alla fine lo leggere tutto, insomma, questo. Alla fine noi lasciamo qualche poesia. Ce l'ho io sempre. Siamo che se parla di sciocchezza è meglio se la stai leggendo. La state leggendo anche voi, qualcuno vada a memoria, scusate. Non è bello, non è bello però, guardare dal quaderno. Non si studiano più le poesie a memoria. No, io non sono capace. L'unica che so è quella, non appartengo, perché se sì, ci parlo di più, là non vado. Io so 20. Bravo. Che sono un bell'albero, mi hai detto, che già l'avevo capito, da come mi guardavi mani, dita e unghie. Cercavi il nodo, il germoglio, la fessura di legno spaccato. Avevi amore vegetale a lunga gittata, come di seme lanciato a speranza d'acqua. Pioverà come è piovuto. Noi, le radici tese, d'essere duraturi facciamo conto e l'ombra mai ci manchi. Adesso ne leggo una e la scelgo una io. Ciclicamente, a frequenza ravvicinata, il sistema di rilevazione sensoriale allarmava il recettore di stimoli. Era panchina al sole, muro inclinato ai raggi, penombra. Tutti sull'attenti dicevano qui, ora. Disattivati i LED luminosi, solo un aumento della vibrazione mostrava quanto volentieri ti avrei trascinato, ridendo, fino a quel bacio. Io posso farti una domanda? Certo, siamo per questo. Io volevo sapere da quanto tempo scrivi poesia e quando è successo che ti sei accorta che potevi condividerlo? Secondo me le cose capitano. Ho trovato delle persone che mi hanno detto andiamo, leggiamo, e io ho detto sì. È una delle mie parole preferite, quindi in genere dico sì. Perché tu a un certo punto hai detto che scrivevi, però. Sì, ma sai, scrivere è una cosa, leggere in giro è un'altra. È un'altra cosa. E ti cambia anche il modo di scrivere, in un certo senso. Perché scrivi e ti rendi conto che ti deve reggere la voce, che ti deve stare il fiato, che ci vuole, no? Quando? Un tot di cos'era? 2011? Sì, 5-6 anni, non di più. Però è stata veramente una grande rivoluzione, perché essere davanti a un foglio, un computer, scrivere è una cosa che uno gli piace, lo fa. Far uscire la voce un altro paio di maniche, ma non tanto che sia difficile, perché io non è che non faccio l'attrice, non ho imparato a recitare, non è quello, è che veramente bisogna dirsi dei sì grandi per fare questa cosa qua. Ci si mette a nudo? Sì, allora la prima volta, le mie amiche che c'erano forse se lo ricordano, leggevo seduta con la faccia incollata al foglio e come finiva la poesia sollevavo lo sguardo, vedevo le persone e facevo oddio, che fatto! Poi sì, un po' di faccia di bronzo viene, oggi è chiaro che insomma è difficile, in altre occasioni un po' di faccia di bronzo la tiro fuori e ci si fa un po' il callo, come dire, così, a essere emozionati, cioè si accetta che ti tremano le mani, dice vabbè mi tremano le mani, va bene, non è un problema. E quindi. Sì. Tanto per cambiare. Sì, no, 75. Ma invece questo che inaugura, che apre la sezione Carminio. La prima sono questi tre versi, perché all'inizio di ogni sezione c'è sono questi versi in corsivo che aprono. Sono poesie piccine, e poi segue questa che secondo me dice anche molto della poetica di Alessandro e del suo modo di porsi. I tre versi sono quelli che ho citato prima, che si completano con un verso in più, ed è: apri gli occhi,
il tuo mestiere di avvistatore di miracoli ti aspetta anche oggi. E la seconda un po' sviluppa questo discorso su che cosa scrive il poeta. Un misuratore del livello di poesia, questo avrebbe voluto inventare, per opporre agli sguardi scettici un dato oggettivo, un numero netto, una conferma sperimentale di ciò che credeva reale. Non c'è cosa al mondo immune, non c'è cosa che si salvi dalla corrente irosa che trascina esposta e quindi posa. Non sono un inventore, pensò il poeta, e tornò a scrivere di tutto, come prima. Allora, questa che mi ha chiesto Andrea è, diciamo così, un tentativo per dire che le cose sono sempre più facce. Sono e non sono, sono in modo, è il contrario. Qualcosa che ti manca può farti una gran bella compagnia. Sono comunque mia, anche senza quel piccolo pezzo, sono comunque tanta, persino di più. Se aggiungo una mancanza. Poi vabbè, queste piccoline che sembrano, no, a volte così innocue nell'essere così piccoline, a volte no, io stessa le rileggo e dico, oh porca miseria. C'è questa che dice così: ero bambina, troppo presto scesa dalle prime braccia. No, diciamo, qualche volta mi piace anche scherzare un po', per esempio, questa dice così: chiedo tanto che tu sia felice e mi lasci l'illusione che la nostra sia una relazione di causa-effetto. Lo spero anch'io. Vabbè, andiamo via. Stavamo commentando. Stavate commentando. La sintesi, lei diceva, adoro la sintesi delle poesie di Alessandra. Io molto... In generale amo le poesie sintetiche. Molto cattivamente io ho detto, beh, va benissimo, altrimenti uno perché scrive romanzi. Sono un concentrato di messaggi, di energia. Perché non scrivo romanzi? Perché non so ma come perché si tu, fa. Ma perché tu hai la pennata, l'immersione, la percezione, quell'attimo in cui hai percepito quel piccolo bagliore, l'hai beccato in aria e lo metti in versi. E questa è la poesia, è breve, ha detto tutto lì, è un codice molto moderno alla fine, molto, molto digitale, 01, 01, finito, e c'è tutto lì. Hai scelto tu il titolo, Alessandra? Sì. Ho scritto una poesia, potenza di verità, ora la brucio. Allora, questa è una delle più vecchie che ci siamo dentro. Penso all'ultimo pasto da cannibale, alla fame che mi ha lasciato in corpo, alle unghie che crescono in fretta, al niente che ho da perdere. Penso e aspetto che torni. Chiederò permesso. Ferma sulla porta, dentro sarà ora di pranzo, imbandirò la tavola con cura e attenzione al dettaglio. Quanta fame hai? Io tanta. Qualche domanda? Il secondo? No, però mi è venuta voglia, sì, effettivamente
anzi, voglia di farne un altro, di due, 5 o 6. Sì, materiale ce n'è, perché insomma... Il ghiaccio è stato rotto? Sì, no, ma proprio per scegliere queste 68 c'è stato un lavoro di esclusione, che però non era... non esco di esclusione perché non mi piacevano più, era che queste stavano bene così, dicevano una cosa insieme, che forse è una cosa anche poco definibile, poco definita, però dicevano qualcosa. E poi volevo che fosse una cosa che uno potesse prendere in mano e leggersela volendo dall'inizio alla fine senza dire quando finisce. Mi sembra che sia riuscita questa cosa di fare non un mattone, insomma, una cosa leggibile e godibile, e soprattutto che lasciasse delle domande più che dire delle cose definite. Infatti quella della grande verità l'hai bruciata, giusto? Esatto. Se no non pubblicava più. Cioè, certo, il punto è finito. Ma le domande mi piacciono molto di più delle risposte, in genere, quindi è questo che credo che un po' si veda. Poi qualcuno mi ha insegnato, questo non è un merito mio, a smettere il momento giusto. Perché io in genere poi qualche volta mi sbrodolo un po', però poi... Il lavoro di forbici, no? Sì. Sì. Non si sente. Dicevo, anche nel commentare, oltre che nelle poesie, insisti molto sulla misura breve della poesia. E, cosa vuol dire per te chiudere, concludere e però contemporaneamente, e contemporaneamente però continuare il discorso come dici di aver fatto, mettendo insieme la raccolta e quindi come... dando continuità a ogni singola che si chiama in quello che sia. Cos'è quindi? È come un piacere interrotto, è come un dolore che bisogna sigillare. E il riniziare, cos'è significa riniziare? Allora, intanto il breve, perché le cose sono così intense che bisogna tenere il fiato per guardarle, e io non ho abbastanza fiato, non sono un corridore, non sono neanche un mezzofondista, ma neanche un velocista, per cui ho difficoltà a tenere l'apnea. Quindi le cose sono brevi perché è la fatica di star dentro e di guardare le cose nel modo che secondo me serve per dirle. Poi magari altri le stesse cose le fanno con più facilità. Quindi il breve è quello, non si tratta poi di ricominciare, si tratta di cose che emergono, appunto da qui il titolo, perché allora io sono figlia di un'educazione molto razionale, in cui pane è dovere, scrivere poesie è una cosa talmente diversa dall'essere orientati al risultato, a fare delle cose conseguenziali, che devi trovare un altro modo che non sai qual è, perché se io entro in quella dinamica lì della razionalità, la poesia non ci passa, no? E quindi è un modo in cui io non so come si fa e provo a farlo senza sapere come si fa, rispetto, no, a tutti quelli che sono i compiti, i doveri, le incombenze. Non so se ho risposto. Questa è un po'. Volevo chiederti una cosa, solo che non ho ancora il libro, quindi non lo conosco, così, ma mi sono piaciute tutte tantissime. Visto e considerato che hai fatto un lavoro di ricerca per metterle insieme, cercare quelle che stavano bene, che dicessero tutte insieme ciò che tu volevi che noi percepissimo, secondo te cosa sarebbe successo se anziché fare un lavoro di questo tipo avessi fatto un libro con lo stesso titolo, però prendendole a caso, scegliendole a sorte, non avresti ottenuto lo stesso risultato? Sono sempre poesie.
sarebbe stato un mucchio di poesie e non una raccolta. E sarebbe stata una cosa, questa è una cosa viva per me. E poi soprattutto, allora, fino a un po' di tempo fa, quando io pensavo all'idea di un libro, dicevo, ma dentro il libro poi muoiono, non possono respirare perché la copertina toglie l'aria. Allora volevo che fosse una cosa che per me fosse così viva da poter reggere il peso della copertina. Okay? E quindi ho pensato anche di aver fatto una specie di esperimento alla Frankenstein, nel senso che ho messo insieme degli organi e poi ho trovato... posso dire, l'alchimista che mi ha dato la scarica elettrica perché prendesse vita per conto suo. Per cui per me adesso, anche se poi certo vedo tutti i limiti, tutte le cose, si sa, non è che si può essere soddisfatti, però mi sembra che sia una cosa viva e quindi ce la può fare. E ce la può fare senza di me soprattutto, no? È una cosa che ha una sua vita. Sì, comunque è di chi la legge, io posso lasciarla andare senza aver paura che si perda, insomma. Questo è l'idea, insomma. Affondi, esatto. Immersioni, il mare. Esatto. Ma io avevo riflettuto molto sul titolo. Se più che il mare ci ho visto la mancanza d'aria, e uno quando si tira su. E anche la brevità dei testi che tu prima hai detto, veramente si ricollega anche a questa necessità di essere concreti, veloci, senza fronzoli. E questo secondo me ti è riuscito molto bene, complimenti. Instabile è l'equilibrio dei vivi. Cadere o non cadere, le due fortunate possibilità. Questa credo che dica veramente molto. Cioè del tentativo di dire le cose, no? Cioè, quello che io voglio dire è sempre questo, che la fortuna è esserci. Comunque. Esserci comunque, che comunque si può essere felici di essere tristi. Tristi di essere felici? No? Tristi di essere felici? No, dire male. Ma felici di essere tristi? O di essere stati anche tristi, no? Felici di... Clara sta filmando i miei capelli, non trovo. Oh. Chi è? Angela, dici. Sono arrivata in ritardo, quindi se ne avete già parlato, ma ce n'è una che io amo moltissimo, forse te l'ho già detto. Sono stanca di parlare dei soffrire. Non l'ha detta nessuno. Okay, allora, che pagina è? Io l'amo molto, è la pagina 18. La pagina 18. Sì, adesso mi alzo. Allora, questa ovviamente è dedicata alla mia amica Paola e al suo fratello Andrea, perché il metro consumato è una cosa su cui abbiamo chiacchierato tante volte. Questo bel concetto che la vita è un metro, dopo che hai 50 anni, un metro, quando vuoi campare? 80 anni se ti va di culo? E quindi a 50 anni sei a meno di... No? Dici, ma cosa ti aspetti? Il meglio dall'ultimo pezzo? Dici, guarda, resta un pezzetto così, cosa vuoi fare? Il corollario è, guarda, in un pezzo così ci sta giusto scritto, in un bel corsivo ornato, un bel vaffanculo. Questa è la versione gossip, poi diventa... Sono stanca di parlare del soffrire. Stanca di rimpianti, strappi, rimorsi e strazianti dilemmi. Il metro è consumato, la stoffa quasi finita. Con l'ultimo scampolo mi farò un abito per ballare. C'è
piace. È anche la versione gossip. Anche la versione gossip. Assolutamente. Vabbè, aspetta, una, cerchiamo una cosa allegra, così siamo, mi tira un po' su. Era allegra, infatti, era molto per ballare. Quello sono un abito per ballare. Questa. Aspetta, ce l'ho già. Escono dal bosco. Quando lo guardo attraverso la radura davanti a casa, serrata alla porta a doppia mandata, i tanti pericoli che ad occhi bassi e passo affrettato ho schivato d'un soffio attraversandolo. Mi guardano negli occhi da lontano, sanno che li spio da dietro le tende accostate e mi paiono bellissimi. Arrossisco di desiderio postumo. Comincia l'attesa. Confido nell'oblio, nella prossima uscita imprudente. Ma io l'avrei voluto scrivere tutto. Hai voluto scrivere? L'ho scritto tutta lì, non ce n'è una che non serve. Una volta ce n'è una qui dentro che ho scritto per un amico. E poi gli ho detto, sai che l'hai letta quella, l'ho scritta per te. E lui mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto, sì, l'avevo capito, ma io le leggo tutte come se le avessi scritte per me. Sì, bello. Vale, pagina 94. Cos'è, l'ultima? Da ogni ferita ad ogni consolazione. Si può. Se mi ascolti, se ti ascolto, come fossimo e siamo, lo stesso andare. Ah, questa è allegra per Daniela, l'allegro per lei. Io sono in quel porto, annegata, io sono... l'ancora giù sul fondo. Allora, a me piace scrivere partendo da delle cose, appunto, le cose comuni, le cose normali e vedere però le cose comuni poi danno spazio, no, ad altro. Una cosa che si dice molto qui, tirare il sasso e nascondere la mano, no? È un classico. Si dice per quelli che non hanno il coraggio delle loro opinioni. Raccoglierà ancora un sasso la mano. Il sasso la restituirà a se stessa, con peso e durezza, levandone la rabbia. Così che la mano oserà un gesto elastico, la lancerà di piatto per farne guizzo nell'acqua e non ferita di vendetta. Nel frattempo, poesia, la ladra, avrà la sua giustizia. Stremata. Anche rastremata. Cosa, vogliamo chiuderla qui, vogliamo berci un bicchiere vogliamo di vino. Vogliamo offrire un bicchiere di vino? Sì, dai, vogliamo il vino. C'è tantissima gente, io non pensavo. Un dito. Allora, faremo delle porzioni leggermente ridotte, in modo che riusciamo a berlo tutto e festeggiamo tutto. Stavamo aspettando anni. Però che meraviglia che la poesia ti... Nessuno ci crede. Sono complicato, ma è vero. Ale, lei ti ha chiesto da quando scrivi, da sempre? Da liceo sicuramente, dalle medie? Dove secondo il famoso principio che da adolescenti scrivono tutti e dopo scrivono i cretini e i poeti. Questa a voi decidere. Quale categoria a scrivere. Però sì. Ale, ma qui ci sono poesie di quanti anni? 5-6 anni, non di più. Quindi ce ne sono tantissime. Sì, forse le più vecchie sono del 2012 qui. Neanche 5 anni.
5 anni. Nel 2011 mi sembra che non ce n'è, ma perché io ho ricominciato a scrivere con frequenza nel fine 2009, e all'inizio era veramente il vomito di un arretrato, veramente. No? Giusto. Infatti il risultato era qualcosa che faceva schifo. Ha ragione Beniamino, è giusto così, prima prenderci un po' di mano. Poi sì, è vero che avevo della gente che mi sosteneva molto, l'amica Paola che dice che è il Nobel, che mi avrebbe dato l'Oscar per la poesia, quello su cui abbiamo riso sempre moltissimo, per cui l'Oscar mi piacerebbe, sarebbe una cosa unica assolutamente. Sì, il vino, mancano le righe. Sì, vai. Possiamo dire una cosa? Che la cosa migliore per un libro ovviamente è leggerlo. Quindi. Questa cosa mi è piaciuta molto. Adesso l'hai come sono in no.